Buonasera, ciao, buonasera, bentornati ciao, ciao, live da Palazzetto Tac per questa 17esima giornata, sesta di ritorno, 17. Che vede ospite del Cassano Magnago, Lembo Lerice, fresco fresco di vittoria della Coppa Italia femminile due settimane fa, all'inizio del mese. Ci sono già state altre una o due partite di campionato, però insomma ricordiamo, Erice campione in carica per quanto riguarda la Coppa Italia nell'edizione di Rimini. Forse quindi sicuramente una squadra Erice. Sì, il primo successo storico grande per la formazione siciliana, quindi onesti. Sicuramente squadra più in forma del campionato, poi anche se attualmente è in terza posizione, ma sicuramente anche con i rinforzi nella campagna acquisti di gennaio, sicuramente la squadra da battere probabilmente da qui alla fine, poi vedremo. Quindi l'accesso ai playoff e soprattutto i seguenti semifinali e finali cosa diranno, però insomma sicuramente una formazione ostica per le nostre ragazze. E infatti sarà una bella sfida. Andiamo velocemente a vedere le formazioni, intanto siamo ancora a qualche minuto di riscaldamento, quindi cominciamo proprio con le ospiti che schierano con il numero 1 Ciana Masson, con il numero 9 Antonella Coppola, con il numero 10 Piru, per tutti Piru Tarbuk, mi sembrava ex di Cassano, numero 13 Silvia Basolu, ex di Cassano, ce ne sono parecchie, come vedete anche il numero 14 Melina Cozzi, con il numero 15 certo Beatrice Pugliara, con il numero 17 Polina Gorbaciova, con 19 Valentina Terenziani, con numero 22 Rebecca Farisè, con numero 23 Lorena Benincasa, con numero 24 Martina Iacovello, con 33 Valentina Landri, con numero 81 Anna Storzuk, con numero 93 Carichma Eco. E a proposito di ex, salutiamo Giulia Losio, che era tesserata dell'Erice, ma oggi non può giocare per un leggero infortunio. Ciao detto, Giulia! La salutiamo con affetto. Passiamo ora alle nostre ragazze. Con sì, numero 14 oggi abbiamo due chicche, due under 15 all'esordio. Con numero 4, proprio una di queste, Miriam Maggioni. Con numero 5, Sofia Ferrazzi. Con numero 8, Svobi Ciacba. Con numero 10, Gloria Montoli. Con numero 17, Michela Cobianchi. Con numero 19, Giulia Gozzi. Con numero 21, Sara Piatti. Con numero 30, Sara Zanellini. Con numero 35, Eva Broggi. Con il 38 Asia Macchi, con 46 Lisa Ponti, con 55 Bianca Barboso, con 64 l'altra under 15 Martina Barbuscia, con l'89 Giulia Milan, con 92 Nila Bertolino, con 95 Alice Milan. Ovviamente per quanto riguarda gli allenatori abbiamo Margherita Conte per l'Erice e Salvatore Onelli, coadiuvato da Zocca, per il Cassano. Grande coppia. Tanto che le ragazze finiscono il riscaldamento, andiamo a leggervi anche il programma di questa sesta giornata di ritorno, che vede, anzi, la partita è già iniziata alle 5, quindi probabilmente poi andremo a cercare anche eventuali risultati parziali o definitivi. Comunque dicevamo, alle 17, Cassa Rurale Pontigna, Bixen Sud Tirolo, sfida al vertice. Con le 17.30 Ferrara Tusce Pato, alle 18.30 in contemporanea nostra Salerno Mezzo Corona, Mestrino Cellini Padova, Cassano Magnago Erice e Casalgrande Padana Teramo. Questo è il programma. Classifica che vede attualmente capofila la Iomi Salerno con 29 punti, seguita dalla Cassa Rurale Pontigna 28, Erice segue a 34, talonata da Bixen a 23, poi piccolo stacco troviamo Cellini Padova 19, Cassano Magnago 16, Casalgrande e Ferrara 14, Tusce Patto 12, Mestrino 6, Mezzo Corona 5 e Teramo, scusate, con 2 punti in fondo alla classifica. Abbiamo detto quasi tutto, completiamo con la coppia arbitrale che quest'oggi è Gianna Merisi, e coadiuvata da Andrea Pepe, e sul tavolo dei cronometristi il commissario Andrea Aldea. Credo di aver detto tutto, quasi, no, non è vero, perché quasi, dobbiamo ringraziare e salutare il team. Davide Milan, che oggi ci aiuterà alla telecamera, Davide Bianchi alla console sempre tecnica. Sempre due Davide, sì. Sempre due Davide. Team. Poi abbiamo il nostro Cristiano Baggiò che ci aiuta con lo scoring, quindi i numeri che il vi mitico diremo durante questa telecamera. Noi diamo i numeri di nostro, ma però esatto, un po' ce li passa anche Cristiano. Anche, e calcolo. Poi ovviamente chi vi ha parlato fino adesso, io ho già la gola secca, esatto. Luca, insieme al mitico Cassio. Che ringrazio Luca Basile, e quindi siamo qua a commentare questa bella partita che è una bella sfida per il Cassano Magnago. Ovviamente cimentarsi con avversarie di tale valore vuol dire sempre crescere, un'opportunità, vedremo se il Cassano saprà coglierla. Andiamo a vedere intanto se riesco a recuperare qualche risultato dagli altri campi, credo di sì. Cosa mi recuperi, Luca? Andiamo a vedere. Però noi stavo notando che noi abbiamo un Davide Milan e un Davidino,
e se no abbiamo un Davide Cenci, ma sempre due Davide ci devono essere. Davide Cenci, gli diamo l'appuntamento a domani, perché domani pomeriggio siamo di nuovo qua con la partita, questa volta dei maschietti, che ospiteranno il Bolzano, e quindi ci sarà il nostro Davide Cenci alla telecamera. E quindi sempre due Davide nel team, è mandatorio, e quindi teniamo conto anche di questo. Tanto un parziale, dai, metà del secondo tempo, la partita quasi finita tra Ferrara e Tusce Prato, che vede per ora la partita abbastanza in equilibrio, perché abbiamo Ferrara 19, Prato 18, mentre l'altra credo si sia conclusa con la vittoria del Brixen a Pontinia per 28-32, quindi vittoria in trasferta per Bressanone, che spugna il campo del Pontinia. Pontinia la seconda sconfitta consecutiva, quindi leggera crisi dopo l'eliminazione in Coppa Italia per quanto riguarda il Pontinia, però vedremo se si riprenderanno nei prossimi turni. Perfetto, se non mi sbaglio Pontinia aveva una... Eh sì, aveva un ruolino di marcia, aveva perso la prima di campionato, la prima di andata, poi aveva infilato un filotto di 14 vittorie consecutive. E poi invece prima sconfitta nella semifinale di Coppa Italia, credo proprio contro Erice, se non ricordo male, sì. La semifinale Pontinia contro Erice, il Pontinia. So. Coppa Italia femminile, no. Salerno, scusate, sì. E poi ora settimana scorsa ancora contro Salerno, non vorrei dire fesserie. E Luca va a vedere, va in tabella e va a riesaminare i database. No, a Padova ha perso settimana scorsa, scusate, Padova, infatti ricordavo che c'era un risultato abbastanza a sorpresa. Quindi qua partiamo ancora 0-0, abbiamo circa ancora un minuto e 5 secondi prima di partire. È un'altra partita dove si parte sullo 0-0. Non c'è vantaggio per chi gioca in casa. Il primo possesso palla sembra essere per la squadra ospite, vediamo le nostre ragazze che si schierano in difesa. Mentre vedo un Super Montoli a centrocampo, la Piru. Qua. Nila tra i pali ovviamente. Erice, primo possesso palla, dicevamo, quindi schiera tra i pali Ciana Masson, posizione di pivot, la Tarbuk, poi centrale, vediamo Storzuk, sul terzino destro Gorbaciova, alla destra Pugliara, adesso ci inquadreranno anche le altre giocatrici sul lato sinistro. Infatti è la numero 93 a sinistra. Quindi 93 la Eco, e sull'ala abbiamo visto col numero 13 Silvia Basolu. Eccole qua, inquadrate. Abbiamo l'Eco contro la nostra Michelina. Che bello! Per il Cassano per ora vediamo schierati in difesa Zanellini, Cobianchi, Ferrazzi, Montoli, Gozzi e Barbosu. Poi vediamo Barbosu quali saranno le posizioni in attacco. Prova la coda fuori, ma subito Nila. Intervento di Nila. Barbosu ovviamente posizione centrale. Ferrazzi e Cobianchi sui terzini e da manuale Gozzi e Zanellini sulle ali. Montoli pivot che esce adesso, abbiamo visto Barbosu a sinistra, Ferrazzi scarica su Barbosu, cambia direzione, palla del Cassano, gli arbitri non fischiano e quindi tiene il possesso. Ferrazzi scarica, Barbosu cambia direzione, finta, entra e segna, si prende il contatto, va avanti. Ricordiamo che Barbosu in difesa difende ultima a sinistra. Prima rete dell'incontro per Bianca Barbosu. Sì. Erice che non sembra avere effetto in questa prima fase, no. Storzuk chiama schema 4 e Co spostata a destra in questa ha azione. Ha cambiato, è partita da sinistra. Poi si cambiano di posizione giocatrici. Ecco,
subito all'incrocio. Gorbazova, uno pari. Gorbazova, scusate, da doppio appoggio. Michela scarica, ancora palla bassa, Ferrazzi viene contratta, fallo. Subisce fallo. Ha preso una bella botta. Dicevamo, nella pallamano moderna ormai i tre ruoli centrali e terzino sono molto fluidi, quindi si schierano, poi i cambi di posto durante le azioni sono repentini, quindi... Ora l'aggettivo fluido va molto di moda, esatto, anche sessualmente parlando, quindi nei giocatori effettivamente le posizioni sono effettivamente... Diciamo che a parte giocatrici mancine che tendenzialmente stanno un po' più sulla destra, per il resto c'è una certa intercambiabilità tra i tre ruoli della prima linea di attacco. Per non dare riferimenti ovviamente alla difesa, soprattutto con le attaccanti più forti, quindi queste rotazioni determinano. Leo Montoli, adesso Barboso scala e cerca di servire pivot, Montoli non prende, non recupera da terra, riprende Lerici con la possibilità di andare. Palla persa in attacco per Cassano, attacca subito. Subito tira, recupera la palla. Gorbazova, ma ancora un intervento di Nila, però rimane possesso palla per Lerici. Non sono andati nulla a pescare dalla spazzatura e la palla è entrata in possesso dell'attaccante alla sinistra dell'Erice, che ha la possibilità adesso di andare in vantaggio. Esce pivot, cambio, scarica, non c'è spazio, risale, doppia, anche se in realtà aveva controllato con una mano sola, ma magari nel controllo ha trattenuto la palla senza il palleggio. Uno pari. Barboso cambia, Ferrazzi scarica, non c'è spazio, riparte la rigore, difesa in area. Difesa in area. Beh, Cassano è in partita. Chi è che c'è? La mitica Michelina? C'è Michelina al rigore. Vediamo un po' se farà il trucciolo. Che fischio, che brutto fischio. E se realizza la Cobianchi Michela, porta il Cassano in vantaggio 2-1. Ricordiamo che se dovesse succedere un evento naturale tipo terremoto, che cosa, ha vinto il Cassano 2-1. Chiudiamo qua e via. Un po' drastico. Stiamo ovviamente scherzando per dare un po' di spunto alla partita, visto che adesso salirà di tono. Infatti vedete le giocatrici dell'Erice che stanno aumentando velocità, diagonale. Prova a interrompere il ritmo Michela Cobianchi, ma ci sarà anche cartellino giallo per il numero 17 del Cassano. Michela Cobianchi ha continuato il fallo praticamente da dietro, quindi è corretta questa di interpretazione. Prende il gioco. 4-21, 2-1 Cassano, 1 per chi attacca, 2 per chi difende, esce il pivot. Darbuk finta, Eco in penetrazione, fondo, ma mette infrazione, brave sfondamento, ragazze, buona Barboso, la difesa, sono chiuse, sono state investite dal tifone dell'Erice, 2-1, Ferrazzi passi, sì, infrazione in attacco anche ho per il Cassano, un po' palla persa, che doveva palleggiare prima di continuare ovviamente la scalata a destra. E quindi anche l'arbitro di campo ha visto, ha fischiato passi. Erice fino a questo momento non sembra voler cercare velocità, no. Il Cassano ci ha provato ma ha perso palla per strada con Ferrazzi, sì, nell'ultima occasione. Peccato, poteva tentare una piccola Montoli, fuga. Cerca di tenerla, va sul pivot, bello serve lo scarico, bellissimo. Ma grande Paradona, risposta di Nila. Due però minuti a no. Su Tarbuk c'era intervento di Gozzi ritenuto, sì, falloso, irregolare, maniera paratone Gattini di Nila, però che non potrebbe anche non esimersi di farne una seconda, quindi vediamo, ci sarà tiro dei 7 metri per la Eco. Vediamo, e poi Eco, due minuti, Cassano dovrà subire Nila, siamo numerica con te, è molto realizza bello l'Eco. Due pari. Ricordiamo la paratona di Nila adesso abbiamo il portiere che esce, ci sarà parità numerica perché Cassano rinuncia al portiere per avere 6 giocatrici in movimento. Due pari. Siamo 5-37, grande Davidino. Barboso, Michela Ferrazzi, esce Montoli per schema di partenza, scarica su Barboso che adesso va Ferrazzi. Montoli cerca di liberarsi, Barboso, Michela scarica, c'è scarico, spazio, riga, peccato, grande azione, peccato, del Cassano nonostante la vita numerica. Attenzione,
Ecco, siamo già dall'altra parte. Questa volta è andata in velocità, no, ma incredibilmente non trova i pali. Non lo so, non l'ha toccata Nila. Proprio, non l'ha toccata proprio. Tiro fuori misura. Ha cercato il palo lungo, ma troppo preciso. Questo vuol dire. La palla mi sembrava che si fosse rallentata, ma il portiere non ha gioito. Quindi penso che sia un errore. Proprio sull'uscita di Nilo, l'Eco ha allargato un attimo la traiettoria cercando il secondo palo, ma la palla di poco, ma è andata oltre il montante. Devo dire che sull'accelerazione che aveva un metro di stacco dalla giocatrice Cassano se l'è fumata via in un attimo, chiaro, aveva l'abbrivio, quello che si chiamava inerzione una volta, come diceva Vukicevic. Cassano che sta giocando con l'extra player, poi bello intervento di Masson questa volta, sì, su Barbosu. Sta per scadere in fetta numerica, quindi Cassano bene o male non ha segnato, ma non ha subito in questi 120 secondi, mancano ancora 15, poi potrà rientrare Gozzi, vediamo se ne approfitta. Doppio pivot in extremis, per fortuna Eco deve fermarsi, ripartire. Non ha controllato la palla e quindi forse Cassano riesce, no, 4 secondi. Prova a rilanciarsi, l'Eco tira in sotto mano, ma Nina c'è ancora. E Cassano recupera e ritorna in parità numerica, grande Nila. Cassano che riesce a tenere questo crocettina a Nila, inferiorità numerica parziale di 0-0 negli ultimi due minuti, in cui Cassano ha dovuto giocare un uomo in meno in difesa e senza portiere in attacco, perché ormai è assodata l'utilizzo dell'extra player quando si attacca in inferiorità numerica per quanto riguarda Salvatore Onelli. Adesso ci prova Ferrazzi, Cobianchi scarica per Barbosu, finta a rientrare, scarica ancora per Cobianchi, deviata. Ma viene murata da Tarbuk, si riprenderà con una rimessa dal fondo. Se l'era fumata a sinistra e secondo me doveva piegare più il busto a sinistra, sarebbe uscita dal campo di azione delle mani della pivot dell'Erice, due pari. Scarica, Gozzi, c'è stato dall'ala. Schema, sì, e va a segnare. Con la Montoli che è andata a bloccare la seconda. E quindi è riuscito ad avere con schema da parte dell'allenatore del Cassano, che è riuscita ad andare con finta di scalata a destra e incrocia palla a sinistra, che sfruttando il blocco ala va a tirare libera. 3-2 Cassano su schema. Cassano che non segnava da un po', dopo quel 2-1 iniziale, il punteggio era un po' fermo, ora si sblocca Cassano dopo 5 minuti. Vediamo, fa gioco manovrato, adesso saliranno le velocità, diagonale subito, vediamo, giocatrici aumentano i passi, cambio di direzione, passi, quindi adesso ricomincia il Cassano, vediamo, 3-2, 8-55, bene così per il Cassano, riesce a tenere per adesso un buon controllo della partita, ad essere in vantaggio e a non giocare la partita sulla velocità ma sulle azioni manovrate. Finora non abbiamo visto né seconda fase né contropiedi, infatti si vede un punteggio bassissimo per adesso. Le difese hanno cambio sfondo di Michela su Tarbuk, va, non c'è possibilità in seconda fase e quindi parte in manovrato Erice con la possibilità di andare sul 3 pari a 9:30 del primo tempo. Abbiamo continuamente spostamenti da parte della con l'Eco adesso a sinistra, esce pivot, scarica, ecco che va larga l'Eco, cioè, tiene 9 metri sull'attacco della giocatrice dell'Erice, vogliono pulire per terra, chiedono time e lo ottengono le giocatrici del Cassano. Petazzi va a cercare lo scopettone, vediamo, no, basta il pallone, non è necessario l'intervento di Petazzi. Forse c'è anche della pece per terra, per cui col pallone cercano di raccogliere la pece per riuscire a non inciampare sulla fase di traslazione difensiva. Vediamo l'arbitro cosa chiede. Si riparte sul punteggio di 3-2 con l'Erice che farà ancora attacco manovrato. Il pivot parte sulla destra della difesa Cassano. L'ala scala e va a fare doppio pivot per fare densità. Non riesco. Ah, perde la palla la giocatrice Cassano. Seconda fase. Va, riscala sulla sinistra, entra, rigore, forse due minuti, certo che due minuti anche per la giocatrice dell'Erice, rigore due minuti, molto buona la trazione che ha fatto Barbosu andare a tirare la giocatrice della difensora
giocatrice in difesa dell'Erice, e scalando a sinistra ha determinato grande spazio all'ala sinistra del Cassano. Ancora Michelina per il 4-2, la possibilità, vediamo. Si gioca la carta Iacovello, coach yes. Conte. Michelina, Panion, palo. la riprende e segna. Pizzico di fortuna, no, però era uno schema. Io ho visto l'allenatore che segnava, ha detto incrocio dei pali, ripresa gol. Non è lo schema 12 che ciappa la balla e tira, ma è il 13 questo qua. Comunque 4-2 per il Cassano, non male, devo dire, perché tiene cambio direzione, brave. Col pivot che va ad incrociare, determinare sovrapposizione dei difensori e mette in difficoltà. Chiede passaggio dietro al giocatrice numero 93, se la perde Michela. Passi, va a fare scavalcamento su Michela, non ha palleggiato e quindi a quel punto sono passi. Molto precise le arbitre di campo e di fondo. È vero che ha superato Michela con scavalcamento sinistra, ma doveva palleggiare perché aveva già fatto più di due passi. 4-2 per il Cassano, 11-20 non è male. Sì, sì, Cassano sta approfittando di ritmi bassi con cui sta giocando l'Erice, soprattutto Montoli. E va il Cassano, gioco semplice alla sinistra, scala. Facciamo un attacco ponderato. Ed è costretta a chiamare time out, sì, perché ovviamente dell'Erice. La sua squadra sta giocando a ritmi bassi, ma soprattutto tante palle perse in attacco e quindi deve riorganizzare un po' tutto. Erice due gol, non so in quanti minuti. Quindi non segna dal quinto minuto, siamo al dodicesimo mi sembra, quindi non segna da un po' e soprattutto non è arrivata neanche al tiro in più di un'occasione. Quindi abbiamo visto due doppie nel giro di 5 minuti, nell'Erice in attacco, un mancato controllo e quindi tutto vantaggio del Cassano. Ha bisogno di riorganizzare le fila la squadra siciliana. Vediamo un cartellino giallo per il Cassano, un'esclusione temporanea a testa, una a carico di Giulia Gozzi e questa ancora in corsa, altri 44 secondi per Silvia Basolo. Cassano che prova a cogliere l'attimo, sicuramente sulla carta Erice decisamente roster più ampio, più forte del nostro, è inutile negarlo, però insomma bisogna andare in campo e dimostrarlo ogni volta di essere più forte. Per ora Erice non l'ha fatto e le nostre ragazze provano ad approfittarne. Piccolo break, tre reti nella pallamano sappiamo essere poca cosa, soprattutto quando mancano praticamente 50 minuti da giocare, però insomma, come dice qualcuno, meglio essere tre gol avanti che tre gol sotto. Esatto, ti porta chi che mi porti qua, io tre gol sopra me li tengo. Adesso ovviamente l'Erice dovrà dimostrare, soprattutto secondo me, aumentando un attimino di velocità dell'attacco. Vedo che è entrato il numero 23 dell'Erice, se non sbaglio. Sì, piccola sostituzione, quindi dentro Lorena Benincasa. Marcatura uomo sulle co, ho visto. Adesso viene cambiato il copivo. Eccolo lì, pallonetto bellissimo dell'ala sinistra dell'Erice, 5-3. Con numero 91 è entrata anche... No, scusate, con numero 81 era Storizuk spostata all'ala. Per l'assenza di Basolo, che grande due minuti, Michela, e però grande finta, grande parata di Masson. Ha fintato lo scarico, ha letto lo spazio dietro di sé libero. Ancora invasione questa volta. Comunque Cassano sta tentando di diversificare con le intese tra le giocatrici. Ha tentato anche una marcatura a donna sulla Eco, ma lei, essendo molto agile, è andato subito in doppio pivot e ha creato scombussolato la difesa del Cassano. Recuperato tutti gli effettivi nel frattempo Erice. 5-3 con Benincasa spostata a destra. Eco da posizione centrale, ma ancora tiro troppo centrale per impensieri a Bertolino, che può recuperare e spingere per la seconda fase di Barbosu. Passi per me c'era. Poi ha tentato una ripartenza veloce, ma va corretta la posizione dove è stata battuta l'infrazione di Barbosu. Io non ho visto i passi, ma l'arbitro di campo era molto più vicino di me e quindi è facile che abbia individuato l'anomalia, abbia fischiato a favore dell'Erice. 5-3, peccato per il Cassano che c'era la possibilità di andare
su una bella 6-3 comunque. Riparte Lerici, bravissima a fintare. Ma solo questa volta Gorbazio va, sì. L'estone trovato la penetrazione per via centrali. No, poi... Barboso sbaglia. Era quello che non doveva fare Cassano, perché doveva tenere bassi ritmi. Bassi ritmi, due errori del Cassano, una doppia a Barboso andando in avanti e poi dopo ancora un'altra doppia qua. Scusate, un passaggio sbagliato, errato, che abbiamo appena visto. E ha rimesso subito in gioco Lerice. Ci ha ridotto il back, ancora la palla del pareggio. Problemi nel tenere la palla. Pivot. Bello lo scarico per il pivot. Rigore. Che va a guadagnarsi un tiro da 7 metri. Avete visto il passaggio no look della Eco. Dell'Eco. E poi Tarbuk fa valere la prestanza fisica, il contrasto. Viene ritenuto falloso, quindi altro tiro da 7 metri per... Eco Caricma, e realizza in un batter d'occhio parziali 3-0 per le ospiti. E questa volta il time out lo deve chiedere Salvatore Onelli. Dopo il time out di Margherita Conte, Lerici ha ritrovato la bussola, parziali 3-0. Infatti, e Luca Onelli ha segnato 5-2, 11-30, perché sapevo che era un sogno che sarebbe durato poco, però. Ti devo dire la verità, non mi aspettavo un 3-0 da parte dell'Erice. Quindi... Vediamo quali saranno i correttivi che porterà questa volta il nostro Salvatore Onelli, sperando che li trovi in tempi brevi, giusto in questi 60 secondi a disposizione. Possono sembrare pochi, ma a volte sono anche sufficienti. Sono stati sicuramente sufficienti prima a Coach Conte per rimettere in carreggiata le sue giocatrici. Mi è uscita la Michela, secondo me, Luca. Abbiamo sì, terzino vediamo destro con numero 46 in campo Lisa Ponti, quindi prova a cambiare qualcosa dal punto di vista delle persone, perché lo schieramento tattico ovviamente è proprio quello con Lisa schierata terzino fuori mano, tra virgolette, come si suol dire, mancando giocatrici mancine. Yes. Ovviamente sono oggi assenti sia Alessia Zizzo sia Chiara Priolo, che potevano, soprattutto Chiara magari essendo l'unica mancina a disposizione, però sono convocate con l'Under 17 che si è allenata proprio su questo campo poco prima della partita. Ora intanto un'altra palla persa, brava, però riesce a recuperare la stessa Ponti. Va a metterci il corpo. Zanellini, Barboso, prova l'uno contro uno. Scarica per Gozzi. Scala. Panion, bella parata. Cerca il secondo palo e tocca, credo anche sì, anche ho avuto l'impressione che Masson abbia sì, deviato. La palla è molto uscita, non ha preso proprio lo specchio della porta. Comunque, solo la giocatrice su 6 metri è stata messa, per cui Cassano ha fatto metà del suo dovere. Possibilità al quindicesimo, prima possibilità del primo vantaggio dell'Erice. Forse 2-1 era all'inizio, non mi ricordo, ma sarebbe il secondo dopo tanto tempo. No, prima quello è stato il Cassano, quindi è stata mai stato in vantaggio, te lo dico subito. No, esatto, non ha mai avuto palla, vantaggio. Sbagliala con un pallonetto che è andato mezzo metro sopra la traversa su schema bellissimo dell'Erice. Barboso, Scala, Ferrazzi. L'incertezza è molto. Quando non sai più cosa scaricare, non sai se continuare la penetrazione o scaricare, e non hai un compagno che ti supporta, è tutto più difficile. Però il Cassano ha evitato 6-5 con un bellissimo schema dell'Erice e la punta di diamante Co che butta fuori. Attenzione, Scala, sì, non c'è più spazio, si riparte da sinistra. Barboso ce la fa ancora, tutti fermi. Va Ferracci, non c'è più spazio. Buona difesa dell'Erice. Attenzione, siamo sotto passivo. Molto chiusa a difesa dell'Erice. Ha preso le misure le nostre ragazze. Sì. Ora bisognerà cercare Montoli. Un tiro da fuori, perché i passaggi Montoli. Sono anche esauriti, immagino. Credo che debba tirare Ferrazzi, infatti non lo fa e arriva la fischiata dell'arbitro. Sotto passivo sappiamo che c'è un numero contato di passaggi. Sì, quest'anno sono anche ridotti da 6, sono scesi a 4, quindi magari a volte non c'è l'abitudine a rendersi conto che 4 sono sì, terminati. Considerando il primo che serve per riprendere battere 9 metri, ti rimangono 3 passaggi. Si riporta in avanti Lerici alla ricerca del primo vantaggio. Sì.
Devo dire che il Cassano ha tenuto bene fino ai 17 minuti. E all'11.30 era in vantaggio di 3, se ci ricordiamo. Esce pivot, va a schema di partenza, scarico, arriva di come un treno, cambia direzione, gliela tocca, bravissima! Secondo me le aveva anche toccate in maniera regolare. E poi ovviamente era andato. Ancora Nila, c'è lì, primo palo, va Barbosu, dai! Andiamo ragazzi che stanno tornando, sì, vai via, scarica, non riesce. La Montoli giustamente va a creare una proposta di passaggio ma non viene servita. Ecco che è rientrato. Abbiamo avuto un cambio anche a sinistra, Luca, è uscita la Ferrazzi. Dentro va Broggi. La Super Broggi, vediamo. Quindi a riposo per adesso Michelina e Ferrazzi. Barbosu scarica, eccola qua, Eva. Carica ancora, ancora, spazio c'è, poco angolo, ma lo trova, lo tiene e lo sfrutta. 6-5, Cassano tiene botta e non permette a Erice di andare in vantaggio. Diciamo che tiene botta e controlla, sta in partita, 18° primo tempo, non è assolutamente male, Luca. No, no. Direi al di là di ogni attesa. Di approfittare di una partita, diciamo, sottotono in questi primi minuti per quanto riguarda Erice, quindi Cassano cerca di approfittarne. Ora c'è un tiro di Antonella Coppola che nel frattempo è entrata. Ha pescato la palla in area, il pivot dell'Erice, un attimo che abbiamo una giocatrice del Cassano. Giulia Gozzi, si sono avventate sulla palla vagante, probabilmente è rimasta sotto l'avversario. Vediamo, si tocca la caviglia, credo, se non ho visto male. Vediamo, si fa accompagnare. Dunque, all'uscita. Cosa c'è, Davidino, che ti lamenti? Era arrabbiatona? No, c'era un dito di sangue sull'altro. Ah sì, probabilmente nel contatto. Non ho visto, ma si è ferita allora? No. Sì, nel contatto si è stata colpita al volto in maniera involontaria, perché si sono proprio buttate entrambe a terra per recuperare la palla, quindi ha avuto la peggio in maniera fortuita, ma ha un labbro sanguinante, quindi ora verrà medicata in panchina. Medicata, però diciamo meglio un labbro con un po' di sangue che non problemi alle articolazioni. Meglio stare bene, esatto, quindi... Luca, meglio non prendere neanche quello. Se c'è proprio devi prendere un tram è meglio evitarlo. Si sta bene sani, come si dice. Comunque il Cassano ha 6-5 controllo palla, Luca 18-43. Io devo dirti che sono entrata un'altra ala sinistra del Cassano. Sì, ovviamente al posto di Giulia Gozzi, che sappiamo con perdite ematiche non è possibile giocare, quindi dovrà prima essere risolto questo problema. Nel frattempo spazio per Giulia Milan all'ala sinistra. Abbiamo anche un Milan alla telecamera, se non sbaglio. Esatto, sì, sì. Allora Milan va... C'è un conflitto di interessi. Attenzione, diciamo. Attenzione. Vediamo Broggi che da fuori, tiro non è stato deviato, proprio perso il controllo della sfera. Eva, Eva, la palla si perde abbondantemente sopra la traversa. Golasso faccio per attenzione alla rimessa, contropiede, bello, bello. Darbuk in pallonetto. Darbuk in pallonetto, riparte Cassano, manca un po' di gente, scarica, dai. Fallo sulla Montoli, ma sì, anche l'arbitro su. Fa segno che non ha, diciamo che ha cercato di causare uno sfondamento la Storiuk, ma l'arbitro ha fatto segno che comunque non era ferma davanti all'avversario, quindi si riprende con 9 metri in favore del Cassano, già battuto, gira palla con Montoli, si alza a difesa dell'Erice, Barbosu un 1-1 contro Gorbazzova, ancora 9 metri. La difesa dell'Erice comunque ha preso le misure alla nostra giocatrice, sì, sì. Poi ovviamente c'è anche un mismatch fisico, sì. Prova Broggi a scardinare, passivo Luca, Montoli, Barbosu faranno tirare Eva, attenzione, vediamo se andrà, perché comunque un paio di passaggi probabilmente c'erano ancora. Prova Eva a liberarsi uno contro uno, viene fermata ancora dall'Eco, questa volta credo che i passaggi siano esauriti. L'arbitro fa segno che deve essere battuto fuori dai 9, non sui 9. Stavolta si deve alzare Eva, fa una finta con un palleggio, poi si trova a tirare sopra il muro, deve alzare traiettoria e controlla facilmente fondo, Masson. Fondo, si è messa lì pronta,
attenzione sulla faccia. Questa volta lo sfondo c'è, ti si devo è dire Luca che Lisa. Lontani dai 6 metri è difficile che ti li diano gli sfondi, ma lì si è messa in sacrificio, ha detto mi bu qua prendo il treno, infatti è arrivato il diretto Domodossola e ha fischiato l'arbitro lì, ti devo dire che anche perché l'attaccante non aveva la visuale, sì, esatto, stava guardando la palla che gli arrivava e la giocatrice Cassano si è piazzata lì apposta sapendo che non aveva lo sguardo avanti. Comunque si è rialzata a appuntamenti, quindi nulla di grave per l'Isa Ponte, che anzi sta giocando in attacco. Ora deve recuperare la palla, passaggio non preciso a parte di Eva. Che difficoltà per il Cassano. Ha sì, tentato lo scarico, fallo, ma fallo. C'è stato fallo, sì, quindi si rimane in attacco. È meglio non fare passaggi così per dire scarico, per... Abbiamo adesso facciamo fatica a trovare spazi sulla difesa due schierata. Due pivot, Luca. Eh sì, sta provando ad allargare un po' la difesa, sì. Poi va Milan dall'ala, ma Masson fa buona guardia, si riparte ancora con l'Eco, prova a spingere sulla sinistra. Oh, così è andata a pescare! Sì. Così è andata a pescare. E ricezione non però semplice, la palla ma... non era lei, era all'ala. Però lei è intervenuta con una diagonale di velocità, è andata a pescare la palla in alto, quel punto ha tagliato fuori tutta la difesa del Cassano, 7-6, primo vantaggio dell'Erice. Per Gorbaziova. 22esimo, Erice. E anche perché le idee del Cassano si sono andate un po' ad affievolire. Passi per Michela. Va in gol Cobianchi, ma ovviamente in fase di passi. Attenzione al contropiede. Paratona, dai, presa. Attenzione, si è fatta male una giocatrice del Cassano. Si rialza in piedi. Bello il lancio di Masson per Pugliara, ma altrettanto bella la risposta di Bertolino su Beatrice Pugliara. Ma mi sa perché la conosceva, no? Può essere un po'. No, non ha hanno giocato tempo assieme. Di assieme. No. No, forse il primo anno sì, non mi ricordo. Però mi credo di no. E il Cassano deve recuperare un gol, adesso tutto più difficile, Montoli pivot, va Barboso sulla... che brava! Bella gol di Ponte, ha trovato il varco. Con finta di scarico a destra e poi entrata nel varco. Attenzione, io quella palla la prendevo però, me la mettevo a casa quella palla. C'è il Davidino con le mani alte che diceva ma mi sembra che sia stata rilanciata dalla difesa e poteva essere... considerata rimessa in gioco. Ecco che mi viene pivot libero, ma la Brogi la tiene, scarica molto brava. Cos'è che dà? Vediamo. C'è sicuramente una sanzione, vediamo per Eva, vediamo se due minuti, sì, perché la giocatrice era un po' scappata via, si è un po' aggrappata. Ha continuato, ma spingeva più che aggrapparsi, però ci può stare. Però diciamo la giocatrice aveva già guadagnato quel mezzo metro di vantaggio, quindi aveva non era proprio dietro, ma era laterale, quindi ci può stare, ci diciamo. Può stare. Non è così assurdo. Ma che la Barboso mi va accettiamo. A vedere. No, poi lì a 3 metri l'arbitro ha fischiato in maniera decisa, sapeva chiaramente cosa fischiare. Ma siamo 7 pari, Luca. Sì, voilà. sì, 7 pari. 7 pari, adesso inferiorità numerica Cassano. Tutto più difficile. Nonostante i passi fischiati a Michela così, Cassano è ancora in gioco. Adesso tutto più difficile. Stiamo facendo veramente fatica a gestire Luca pivot. Fanno fatica a capire che gliele passa al terzino. Sì. Poi con lei, una volta ricevuta la palla, poi lei se lo sa gestire, ma è l'Eco che fa la prima un cosa. Un po' di tecnica, un po' di esperienza, un po' di maggiore fisicità. Dopo difficile. 3 passaggi smarcanti, quel tipo lì, quando la palla c'è all'Eco, devo mettermi come difensore tra il pivot e l'Eco. Questo è chiaro, con rischio di averlo dietro, ma certo che non gli faccio fare più passaggi di questo tipo, visto la manualità e visto l'abilità che ha questa giocatrice nel fare questi passaggi. Eccola lì, rigore, e 3 minute! Eh sì, Montoli era passata, e l'Eco che va? Mi sembra che sia a carico dell'Eco la sanzione, sì. E proviamo, vediamo ancora Iacovello, quindi gioca la carta del cambio portiere, coach Conte. Stavolta non sarà Cobianchi, ma Giulia Gozzi. Vediamo Giulia. Finta.
finta ancora Panio, un paratone, para Iacovello. Eh sì, quindi Cassano sotto 8-7, sbagliato anche il rigore. 9 metri, fallo iniziato prima, non sarà rigore perché il contrasto sulla mano dell'attaccante dell'Erice è iniziato appena al di là dei 9 metri. Riparte l'Erice. Attenzione perché l'Erice sta giocando in extra player. Che vuol dire parità numerica. E no, in questo caso è superiorità numerica perché Cassano ancora uno in meno. Sì. Quindi recupera palla Cassano, tiro che si perde oltre la traversa. Sì, sopra l'incrocio. Sta per il Cassano di... ha perso la possibilità del più due. Cercare il pareggio. Quanto manca? Ecco, entra la giocatrice Cassano, Michelina, a sinistra. Rientro due minuti, adesso invece è superiorità numerica per Cassano perché ha recuperato tutti i suoi effettivi, mentre ancora 45 secondi, uomini in meno per Erice. Bianchi era passata, non se la sentiva tirare, però sembrava poter avere lo spazio. Troppo tardi, completamente... troppo tardi. Ha tentato Gloria, era servita in avanti, ha perso quello, il primo passaggio, Luca, il primo passo era quando era libera il pivot del Cassano, ma ha perso quel momento lì e gliel'ha servita in avanti, l'ha presa lo stesso ma pescandola dall'area e l'ha colpita molto bene, ha segnato ma era in area. Attenzione perché siamo già alla parte opposta. Coppola deve risalire. Corbazio va, scarica per Storio, Zucco. Passivo. Ancora scarico per tiro, ma questa volta dai, è lungo. Dai, che va, che mi va, chi c'è? Bertolino. Peccato perché proprio sul lancio la Leco rientrava da due minuti. E va credo che non ci sarebbe arrivata lo stesso perché la palla sembrava un po' lunga, è andata a disturbare sulla ricezione. Palla recuperata da Erice, peccato, qui è un pizzo di sfortuna perché... Sì, perché quando ha lanciato l'Eco era ancora fuori. Esatto, quindi non puoi pretendere che il portiere guardi anche il tabellone quanti secondi mancano, mi sembra un po' troppo. Quindi anche perché deve lanciare contropiede. Questo diciamo rientra proprio nella sfortuna e nulla più. Storio Zuc, Eco cerca di liberarsi, Tarbuk che esce fuori a giocare ancora. Poi bene Cassano, bravo il passivo e tirerà, tira fuori, bravo il Cassano, non c'è stata deviazione, tiene botta colpo, ma non c'è stato. Dai, brava Barboso, scarica, brutto passaggio. Riescono a gestirlo in qualche modo. Fermatevi, che problema ragazzi, che problema di passaggio, come scotta quella palla, mannaggia. 2 minuti e mezzo all'intervallo, Cassano che in qualche modo è ancora lì alla palla del pareggio, sprecato tra virgolette un vantaggio più 3 nella prima fase della partita, ora Erice avanti di una rete, però questo è anche il massimo vantaggio con Cassano che ha l'opportunità del pareggio. Vediamo come si sviluppa. Barbosu, Ponti, palla Zanellini, c'è poco angolo, ma se lo fa bastare, lo fa diventare oro quel poco spazio. E ancora il portiere della Erice non ha ancora preso le misure sull'ala destra del Cassano. 8 pari, 2 minuti alla fine, di meno di 2 minuti. Passi. Storia Zuc. Dai. In fase di passi, recupera la palla Cassano, 1 minuto e mezzo. Su parità 8-8 ci facevo la firma io. C'è la giocatrice dell'Erice, la Eco, che continua con la mano a chiedere l'incrocio dietro, ma non viene ascoltata dalle compagne. Abbiamo Michelina centrale, esce Montoli, Michele ora terzino sinistro, scarica sulla Barbosu, si gioca Michele 1 contro 1, fallo. Riparte Cassano, un po' lento, non c'è movimento, non c'è diagonali veloci, è più facile per la difesa dell'Erice, cambio direzione, tutti fermi lì, non si passa. Difesa schierata, facciamo molta molta fatica, prova lo scarico al pivot, ma ancora una volta palla deviata. Tutto forzato, 9 metri per fortuna che tiene controllo la palla il Cassano, passivo.
va la Barbosu, Panion tira fuori, palla sopra la traversa, ora bisogna gestire 30 secondi direi addirittura 25 di, ma Lerici adesso accelererà con le sue velocità, con l'attacco veloce, diagonali profonde, eccolo lì, vedete come tutto più facile. Attenzione, doppia, doppia, doppia dell'Eco, dai ragazzi, dai, vai, non la che peccato, subisce sì. Fallo. Quindi poi mette... e finirà il tempo sul punteggio di 8-8. Va subito, ci va, vediamo cosa dice gli arbitri, non dicono nulla di niente. Fatto, viene dato il tiro effettuato, poi c'è stata anche la parata di Masson, quindi nulla di fatto, le due squadre vanno pari al riposo sul punteggio di 8 pari, punteggio basso dovuto bassissimo, anche a una prevalenza alta... e degli errori. Buone difese, quello sì, sia Lerice che le nostre ragazze hanno difeso molto bene, però tante palle perse da ambo le squadre, quindi questo ha contribuito a tenere basso il punteggio. Bene, noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, yes, e ci sentiamo fra poco. Ciao! Ciao!
cioè la Giulia non c'è. Dai, siamo qua, eccoci qua, ciao, abbiamo un nuovo speaker. Scusi, signor Bragion, le si può presentare? Buonasera, ecco, buonasera. Grazie, c'è stato un cambio perché sono stato bocciato sulla alla console statistica. Man, e quindi mi hanno messo Luca Basile. Sì, salutiamo Luca, ciao Luca. Ciao Luca, ciao, grazie. Ecco, grazie. Là di là. Grande uomo che cede il suo microfono al Bragion, effettivamente dobbiamo dare merito anche al mitico Luca. Ripartiamo sull'otto atto, stavolta con possesso palla al Cassano, vediamo la Montoli che la palla in mano, Michelina a destra, vediamo anche una Barbosu, una Ferrazzi, quindi Cassano riparterà dopo l'otto pari il primo tempo. Barbosu, Michela Cobianchi a destra. Sì, vabbè, ma anche cambiare i giocatori qua, cioè io... Attenzione Bragion, dai, un attimino, adesso stia calmo. Dai, entri, prendi dimestichezza, dimestichezza, e non è che pretendiamo, si chiama periodo di affiancamento, perde la palla, Ferrazzi sulla diagonale all'ala sinistra del Cassano, per fortuna, se no era una palla persa anche questa. Se era una palla persa che Luca avrebbe segnato però immediatamente. Invece un intercetto è andato bene, va. La palla è rimasta va bene, in possesso. Intanto va a doppio pivot. Sì. Che mi va sulla Barbosu, Michelina, cambio di direzione, va a tirare, do rigore, tiro dai rigore sette. Super Michi ha detto se io sono lì e mi tocca, svai minute Bragion, ho visto, sì ho visto due minuti alla per la numero 17 dell'Erice, hai capito? E mi va a tirare la 17. Michelina, attenzione, Polina Gorbaciova Cobianchi ed è apparso infatti grande, ormai siamo troppo avanti, c'è interattività tra i fogli di calcio, assolutamente si fa parare ma ci va ancora, riprende, ne parliamo sopra, abbiamo solo tre giocatrici del Cassano, adesso arrivano per fortuna perché ha detto tanto Michela non sbaglia, otto pari, errore parato sulla rigore di Michela Cobianchi. Mi sembra che ci sia un'inferiorità numerica della... peccato, in disequilibrio la Barbosu va a tirare quasi un retro, quasi un gancio cielo, ma il portiere della... è chiaro che un'azione così in superiorità numerica, caro Bragion, non è da manuale, ti devo dire. Assolutamente no. Anche perché non ho visto neanche una scalata. Non so se mi spiego, dice il paracadute. Cambio di direzione, sì. C'è un po' di spazio, ecco, se la va a prendere, anche qui, Tarbuk, no, era l'unica che c'era sui 6 metri, era dell'Erice. Lì la palla è arrivata precisa, era uno schema, questo era uno schema, sì? Bello preciso lo schema, sì, ha detto campo traversa Tarbuk, si chiama schema 14 palo traversa Tarbuk, esatto, schema 14, no, direi più che è stata una casualità, ma lei era di pronta, ancora Ferrazzi un po' incerta nel scaricare a destra, Cassano c'ha la superiorità numerica ma non le mette assolutamente a frutto, anzi palla persa sulle coppe, potrebbe essere una paratona, va a segnare contropiede di Erici, va buon segno, due punti di vantaggio, due reti di vantaggio, era 8 pari se ti ricordi, e superiorità numerica del Cassano, ecco che adesso che va Zanellini niente, pali e traverse, via. Pali e traverse dicono di no a questi tiri nella ripresa del Cassano. Sì, però sono errori che soprattutto in superiorità numerica non bisognerebbe fare. 10 Erice, Cassano 8, 2,46. Mannaggia. Basta inferiorità numerica l'Erice. Parità numerica. Rientra numero 17. Centrale Erice, chiama schema a sinistra. 4, vediamo chi parte. Ecco lui, lei va a sinistra, scala, questa volta va a penetrare, cambia direzione, pivot incrocia. Ancora una volta, Nila ma parte. C'è Nila. È stata schiaramentata a terra, penso che sia la Montoli, dalla giocatrice dell'Erice. Ferrazzi va, Montoli, la ridà, no. Barbosu, Michela è l'unica che prova a entrare. La Zanellini Michela. Rientra. C'è la spinta, 9 però. Metri. Sì ragazzi, però dobbiamo anche andarci a cercare l'uno contro uno, se no non si entra più in questa difesa qua. Tanto Barbosu, Ferrazzi, Barbosu ancora che chiama lo schema, infatti c'è solo Michela che fa, non è andata bene 9 metri bloccata. Che non gli ha dato lo sfondamento perché la Tarbuk era lì con le belle manine,
Cassano poche idee, soprattutto anche poca velocità. Non c'è scalata, vedete, Ferrazzi deve andare, va Barboso a cercarsi un scarica. Lo scavalcamento, Gozzi riceve. È un po' braccio al collo, visto. Ancora Bianca, Ferrazzi viene subito bloccata. Passivo Bragion, solo quattro passaggi, ricordati. Me lo ricorderò. Attenzione, Montoli, mi va la Barboso che deve tirare, andrà infatti. Per Ferrazzi, ritorna Barboso che va. Grande schema, dai e vai, Barboso, Ferrazzi. Si vedono bello. Come le coe, il pivot e la Tarbuk. Eccola lì ancora. Ma l'ha capita Montoli che mi va. Chi è? Gozzi. Sarà due minuti, svai minute. Sto giro, sì. Svai sì, minute. Sì, gol e due minuti. Grande Gozzi, sì. Grande. Tra l'altro è il secondo due minuti. Attenzione che forse fallo più grave. Forse più grave. Due minuti e basta. Il secondo della numero 17. Sì, effettivamente da dietro ti devo dire che forse ci poteva stare qualcosa di più grave. Gozzi ci ha creduto fino alla fine, era avanti, ha detto io vado, se mi tocca dentro, volto là come una pelle di stracchino ma non mollo. E infatti ha avuto gol e due minuti. Attenzione, mi sa, c'è un cambio, però le giocatrici di movimento erano giuste, per fortuna. No, il numero era giusto, ma c'è un cambio. Di nuovo 10-10, Cassio. Però in un attimo, hai visto, Bragion? Sì. Cassano, ma non avrei mai pensato che avesse questa voglia. Anche perché è molto statico in attacco, non è facile. Ecco che si infila, Gozzi. Brava, l'ha presa prima che si inserisse tra lei e la Montoli. Attenzione al tirone delle coe. Attenzione alla cannonata. Tarbuk, bassa numero 81, ecco lì. C'è davanti la Ferrazzi. Vediamo, la nuova entrata, fa girare. Inferiorità numerica per... La prende Michela, Zanellini. Doppia. Si è portata avanti la palla. Si è portata però brava Leco a recuperarla. Sì, ma se l'è trascinata. La doppia. Il possesso palla del Cassano. Brava Bianca. Sì. Cassano. C'era una in meno in inferiorità, certo. C'è inferiorità numerica. Ne ha approfittato Bianca perché aveva spostato il suo giocatore, il suo difensore diretto. Notare che l'area, la difesa com'era ampia, com'era aperta. E mette la testa avanti Cassano, 11-10. 11-10, 6 minuti. Mai avrei pensato, mannaggia. Grande, rigore. Guadagna un tiro dai 7. Comunque molto brava quella giocatrice con lo spostamento destro, poi si è buttata in mezzo ai due difensori del Cassano, infatti ha tramvato chi? La Barboso, non so chi c'è a terra. No, in questo caso è la Barboso. Infatti l'ha preso sul fianco destro perché la giocatrice dell'Erice si è buttata in quello spazio molto bene. Intanto a presentarsi davanti per la legge dei grandi numeri, Bragion, non dico niente davanti a Nila, vediamo un po'. Oh! è andata molto sicura, te l'avevo detto che per la legge dei grandi numeri un rigore si può sbagliare. A che mi va? Attenzione perché da due minuti, sì, perché ha messo il piede, per cui tiro dai 7 concesso al Cassano su fallo da parte di Pugliara nei confronti di Gozzi, e Pugliara anche che si va ad accomodare in panchina per due minuti. Yes, mi sembra che sia il secondo, caro Bragion, però l'altro è solo 5 secondi. Ma l'altro praticamente è il rientro. Vediamo la Barboso cosa mi farà su questo rigore importantissimo. Quindi bel parziale da parte del Cassano. Mannaggia, 4 minuti fantastici. E va Bianca, per cui è un 4-0 così. Sotto di 2, sopra di 2. 8, sopra, a 12-10, mannaggia. Bene. Non so se mi schia... inferiorità numerica dell'Erice per due minuti. Sarebbe importantissimo non prendere gol adesso, Bragion. Facile a dirsi. Non sarebbe male. No. Facile a dirsi, ma assolutamente... Eccola lì che mi va. Ecco, ancora sì. Paratona. Nila. È una battaglia senza mannaggia Nila. Senza esclusione di colpi la tra crocettona, e Nila. La crocettona a Nila.
Mannaggia, ti ho detto, sarebbe bello non prendere, infatti le certo. In 30 secondi è entrata, ma Nila ci ha messo una pezzona, però devo dirti che in superiorità numerica Bragion non è che lì addosso a quella giocatrice ci volevano almeno. Non sarebbe dovuto succedere sta cosa, intanto brava dai. Intanto recupera una bella palla Zanellini non aveva più inerzione, come si dice. Ferrazzi. Vai Ferrazzi, dai. Non si capiscono, Gozzi recupera però. La prende. Addirittura guadagna un tiro. No, di rigore, grande. Non grande ragazze, Re Cassano. Cosa stanno facendo di iniziativa personale? Perché di squadra fanno un po' poco, ma a livello individuale Bragion stanno giocando con le orecchie per terra. Bellissimo. Che bella. Vediamo Barbosu, Panino, e va. Tre gol di fila alla Barbosu, 13-10 è il massimo vantaggio, certo, di tre, no? Me lo segno anche, ti ricordi che mi ero segnato il 5-2 del primo tempo all'undicesimo e trentesimo, adesso anche perché segno. È parziale di 5-0, non certo. Volevo dirtelo, 8-19 me lo segno. Passi, palla persa. Da quando abbiamo fatto le statistiche sulle palle perse, Bragion, né Luca ci riempiono tutte le crocette. Mannaggia. Infatti, era meglio andasse Luca adesso. Senza sì, è vero, non ne perde era, una. Non ne perde una. Vedo una, delle crocioni sulle palle perse. È una roba bestiale. Grande una Luca, roba bestiale. Grande. Basile effettivamente c'è se lì non con ci una, fosse bisognerebbe con una fare tecnica, un Excel per inventare una tecnica che così facendo perché? C'era spazione che mi va Zanellini no. E da lì era più difficile però sì aveva più però devo dire che la Michi non aveva più stava cadendo quindi ha dovuto scaricare non aveva più potenza di tiro se no avevamo il 14-10 non diciamo niente non possiamo dirlo. Beh, diciamo che per la legge dei grandi numeri abbiamo chiamato l'errore delle co sul rigore e questo è una piccola. Adesso vediamo cosa mi fa l'erice. Adesso metterà un po' la velocità, il Cassano sarà un po' più in difficoltà. Molto spazione lì ed ecco, passi! Se non è palla persa è passi, ma il Cassano va bene lo stesso, Bragion. Assolutamente, intanto è entrata Terenziani. Ah, che tiro! Ferrazzi che tiro, non così, dai, adesso c'è l'Erici che ha fame di palla, non bisogna andare a tirare, è successo, ha chiamato time out l'allenatore dell'Erici, sì. Mannaggia, 13-10 per il Cassano e con tiro di Ferrazzi si è giocato il 14-10 senza nessuna minaccia Tra l'altro, senza il neanche secondo elevazione. Tentativo per andare sul 14 sarebbe mannaggia. Un parziale di 6-0 anche perché l'Erice ci ha dato tanta cosa, ci ha messo tanta cosa lui nel fare questo parziale al Cassano. Ovviamente le giocatrici del Cassano ci hanno messo molta più verve, molta più iniziativa personale. Molto bene, Barbosu tre reti negli ultimi tre gol, se non mi sbaglio, quindi due su rigore e uno con finta di allargare andando nello spazio, quindi bellissimo, 13-10. Devo dire tutto molto bello, tra l'altro sì Cassano è entrato all'inizio del secondo tempo, sembrava su quel 2-0, sembrava avesse cedere. Invece tutt'altro. Ha preso, per cui... e ovviamente nella misura in cui è cresciuto il Cassano è calato l'Erice, ha sbagliato a palle semplici, gli ha dato una mano al Cassano, non ultima la palla persa, il rigore è parato, che ovviamente io darei più a Nila che errore di Eco, dovrei dire, secondo me, adesso vediamo. Vediamo un po', dopo il time out, le indicazioni che avrà dato il coach tanto dell'Erice alle sue giocatrici. Tutto pronto, si riparte. È rientrata la Brogi. Anche di qua è entrata di nuovo la numero 17 al posto della numero 19. Yes, è entrata anche Elisa Brogi nel Cassano. Al posto della Ferrazzi, mi sembra. Tarbuk, Eco va, la Brogi se la perde. Per fortuna gli ha dato il fallo perché era già dentro. Tanto 10 minuti sono andati, dunque ancora 20 minuti da giocare. Lo sappiamo che il Cassano ha tutto vantaggio a fare attacco lungo, non prendere gol. Attenzione, palla persa! Glielo dico a Luca, che è stata una palla persa anche questa. Luca, adesso, pollice alto! Adesso che c'è Luca glielo dici alto, quando c'ero io a morire. Mi dispiace te, come neofita ti dovevo mettere alla prova. Mi dispiace.
e va la Brogi a segnare e si va a fumare anche l'Eco che era in traslazione in difesa. 14-10 Bragion, 14-10, 10-47. Andiamo, Bragion non so cosa sta facendo, è andato a armarsi di qualcosa, dobbiamo stare molto attenti, eh. Eccolo qua, mi è tornato, sei ci pronto, sono, sei, sono, a bolla, sì, sei a sì, bolla, sì, 14-10, vai, 6 cos'è? Più, oh, 8, no, 6-0, 6-0. Attenzione, beh, passaggio che arriva, wow, e però finisce fuori. Grande Cassano, attenzione che si è fatta male. Sbaglia la Gorbaciova, rimane la Brogi. A terra. Brogi, no, che si rialza. Che non è la prima, colpo all'anca destra, fianco destro. Cassano con la possibilità di andare, marcatura uomo su Michela, marcatura su... quindi scelta tattica. 4-2, 4-2 per il Erice. Scelta tattica di Conte, che va a difendere a uomo e a tenere fuori Bianca, e ne approfitta Zanellini. 7-0. 7-0 per il Cassano. Da fuori si inventa ricordi, un bel gol. Ti ricordi il terzino islandese con passo pari. Col passo pari, doppio appoggio, terzino islandese, ce lo ricordiamo benissimo. 15-11, marcatura a donna sulla Barbosu e su Michela Cobianchi, che sono quelle che generano gioco. Michela si è liberata adesso, attenzione, non c'è, manca un po' di giocatrici della... Eh sì, però la palamano non dice che se è in possesso di una giocatrice gli puoi prendere la palla, se non ha abbandonato il palmo della Gozzi. Mano, cambia. Brogi prova e va, no, palo dice di no, però c'era un po' di fallo sulla cosa, ma ci sta, vediamo un po' il Cassano, persa la chilometri, il passaggio per no, chi è? Chilometri lineari, rete, numero, non è Pugliara, è l'ala sinistra dell'Erice, il 13 Basolu, non ricordavo che l'avessi già cambiata, temevo di non aver cambiato il gioco, invece ero stato, va bene, 15-12 stato... caro Bragion. Intanto Basolu va a segnare la rete numero, sì, 12 dell'Erici, scarica dunque. Michela vede libera Montoli, Panio, no, non prende la porta Montoli, senza difesa, che peccato. Attenzione. Suggerimento per sì. Questo sì che è Pugliara, va rete numero 13. Eh sì, Cassano sbaglia e loro segnano, caro Bragion. E sta risalendo adesso Erice. Eh sì, con quella marcatura 5-1, sì. 15-13. Due reti di scarto, pare che questa scelta difensiva da parte dell'Erice stia, ma dando, no, il frutto. Intanto Brogi butta via la palla, ma dai, dobbiamo fare attacco lungo, è il Cassano che è in cosa positiva, in contropiede, cioè scusate, in doppio appoggio, è il Cassano va che a fare un bel tiro su di tot, era su di guardate più di tre la gol. Quantità di tempo che ci ha messo, no, Erice, a ancora Brogi, wow, questa volta però finalmente la deposita, un palo preso e il suo se la fuma sempre. Brava, sì. Eva, devi migliorare la percentuale fulmineo sui 6 metri. Brava Eva, 16-14. Tiene Cassano, ha perso un po' di vantaggio, ma Brogi va a segnare questa rete numero 16. Ma è stato 16. Anche in vantaggio di 4 gol il Cassano, non mi ricordo. 3 più, sicuri. No, più 5. 13, più 5. Più 5. Più 5 aveva. Aveva più 5, mannaggia. Non aveva più lo scarico, per cui ha dovuto tirare bene il Cassano, però il pivot era completamente libero, però non fa niente. Però vedi, massimo vantaggio di Cassano più 5, massimo vantaggio invece di Erici più 2, quindi il dato... Oh, l'ha presa! L'ha presa! Nila, che forza! Certo, che per il difensore del Cassano arrivano di quei treni che metà basta. Devo però dire che le percentuali dei portieri in entrambi i casi sono comunque sempre intorno a mediamente al 40%, quindi stanno facendo il loro. Ecco, adesso ci parla su l'allenatore del Cassano. Time out anche per Cassano, dunque si spende il secondo time out anche Onelli. Che peccato essere stati più 5 ed andare a più 2, mannaggia Bragion. Deve aver fatto un 3-0 l'Erice. Però il massimo vantaggio è decisamente più importante. Allora di Luca, di adesso sappiamo perfettamente quanti palloni stiamo perdendo, attenzione.
Grazie a Luca. Luca sappiamo. Basile, che ormai la fa di quelle. Purtroppo sappiamo quanti palloni stiamo perdendo. Beh, dobbiamo dire che col 7-0 che ha fatto il Cassano ne hanno persi tanti di palloni. Però rispetto al primo tempo è salita, è migliorata, perché eravamo intorno al 26%. Adesso siamo al 36%. No, 30, e non ci vedo fino alla 36. Attualmente siamo un 10% in più, quindi c'è del miglioramento da entrambe le parti in realtà. Di più per il Cassano. Si ritorna in campo, suona la sirena. Siamo a metà del secondo tempo, Bragion. Eh già. Yes, yes. Punteggio completamente aperto. Cassano, che era andato più 5, ha perso un po' di terreno. Sì, con la reazione dell'Erice. L'Erice che ha reagito con Petazzi, la difesa uomo su Barbosu. Sì, che inizialmente aveva fatto 4-2 anche su Cobianchi. All'inizio non aveva dato frutti, poi però sì, sembra in qualche modo... Anche perché modo... sanno chi far tirare. Vedi, insistono molto sulla Broggi, eccetera, eccetera, quindi gli lasciano lo spazio. Tanto parte lo schema, arriva Gozzi al centro, Cobianchi, Gozzi ancora finta, poi passaggio all'ala per Broggi. No, palo, il secondo! Secondo palo. Tanto va. Rende Barbosu, la vede! Contropiede, cioè, Montoli, Montoli che non era tornata, Panillon, gol! Ricordiamo l'errore di Montoli che non ha preso la porta dai 6 metri, adesso si riscatta, che se era lì era perché non era tornato, non è per dirti, caro Bragion. E quindi la Barbosu ha preso la palla e lanciato la Montoli, che era in ritardo di pigre camezzi. E facciamo più 3 Cassano. 16 minuti del secondo tempo. Bella partita del Cassano. Va da su. Fuori Gorbaccio, che non peccato. Riesce, non riesce a fermare la palla Nila. In realtà la devia praticamente in porta. C'era andato con la sua braccio destro e piede destro sul primo palo. Mannaggia, non è riuscito a tirarlo fuori. Elisa, Elisa, vediamo. Abbiamo la Michelina di là, Montoli di lì, attenzione, l'ala è tagliata fuori, riparte Michela, cambio di direzione, non si può far niente, ripartiamo, bene. Viene disturbata Zanellini, attenzione, passivo, quindi bisogna accelerare. Montoli, che brutto, va che ci va, ci crede, ci crede, ci crede. Non ho capito come ha fatto a lasciare lì il suo difensore, gli è passato. Beh, la palla gli è passata sopra, il difensore non poteva. Ma quel passaggio lì però gli avrei dato 2 euro. Molto pericoloso, ma il difensore era in ritardo. Di fatto l'ha scavalcata. Lei ha fatto 2 passi ed è andato, ci ha creduto, perché sapeva che non poteva più rientrare. Torna più 3 Cassano. Sì, grande. Abbiamo avuto delle fasi individuali molto importanti. E intanto sì, quando arriva lì si mette in cassaforte quella palla quando arriva lì, vai, vai Barbosu, certo. vai scarica, lo si era capito che non c'era, tu brava, dovevi Eva a tenere la ma palla, Eva doveva dritta, doveva andare su, dai su, doveva non ha fischiato Montoli, sì. È vero, se non fischia devi andare avanti. È vero, ma c'è anche da dire che l'era cacciata sul pallone. Palla persa. Niente, palla persa. E gli ha dato fallo al Cassano. E abbiamo la Broggi, che ovviamente cosa succede? L'Erice sa a chi far arrivare la palla eventualmente. Cambia un po' di passi e quindi certamente fallo di Michela. Fallo di Michela. 18-16. 12 minuti alla fine, stai notando che fuori la eco, caro Bragion? Ho notato, sì, perché l'allenatore ha detto ve la dovete smazzare da sola adesso. Tirone da parte della numero 17 della Erice. Gorbaciova, Barbosu, ecco, non c'è spazio, vediamo cosa mi fa, cambio direzione, sì, passaggio. Eh sì, Montoli, devi liberarti, non devi nascosti. Bello! Sì, oh, no, che Montoli, mannaggia, il secondo Broggi gol. Ha fatto un gran lavoro, ma dai, lì, sì, ma dai 6 metri, mannaggia, il secondo. Ancora Tarbuk, brava.
bravi a difendere. Ha fischiato caso. Sul primo contrasto, e lì l'arbitro ha fischiato, pari rischio del pareggio dell'Erici, però non possiamo continuare a sbagliare dai 6 metri in questa maniera qua. Quando abbiamo dei giocatori che ti mettono sui 6 metri, la Tarbuk non sbaglia. 19 minuti intanto. Mannaggia! Tarbuk finta il tiro, va sui 6. Grande! La palla la segue, fuori. Difensore del Cassano, scarica, vai Michela che ce l'ha la libera. Attenzione, scarica, sì, Brogi. E gol! Non riescono a ottenere sfondamento, ci hanno provato in due, ma l'arbitro non sì, ha però ravvisato. C'erano due giocatrici Cassano libera a sinistra. La Barboso ha capito e quindi si è fermata invece di continuare nell'azione. Però non possiamo fare quegli errori dai 6 metri. L'Erici non ti perdona una roba di questo tipo. Gli errori sono tanti. Mi dispiace, è una cosa bestiale. Comunque grande prestazione di squadra del Cassano. Doppio pivot dell'Erice. Va, ricordiamo, senza ala, un chilometro quadrato. E segna. Sempre marcatura donna sulla Barboso, più uno Cassano, 19-18, ventesimo. Attenzione, attenzione Cama. C'è il tempo fermo. Non saccio because, 20-0-0. 20 minuti, 19-18. Possesso palla Cassano, ne parliamo sopra. L'arbitro si accorge di un tempo fermo sul tabellone. Oh, a momenti mi Garibaldo nel Bragion, attenzione Bragion, non voltarmi là come una pelle, stammi bello su Beldriz. Ripartito il time, io mi libererei la Barboso con qualche schema Bragion, ne lo sarebbe male schema perché con Bianchi, è utile, Barboso, è utile direi, con il pivot che si prepara sui 6. Intanto portano avanti il tempo, 20 minuti e 23 secondi, ricordiamo era fermo a 20 minuti, quindi 23 secondi recuperati sul tabellone, tutto pronto per cominciare nuovamente a giocare, arriva il segnale dal tavolo e si dell'ok prende. E si riparte, possesso palla Cassano, 19, 16 difesa 18, 20 e 27, Michela centrale, vediamo marcatura uomo sulla Barboso, Michela penetrazione, Bianchi prova a entrare, sì sì, brava, lo sapeva che poteva fare qualcosa, non liberano la Barboso quando vanno a fare Brogi, Michela ancora, oh, incredibile, Lisa Ponti in doppio appoggio, oh, palla persa da parte dell'Erice, non aveva ancora fischiato la ripartenza l'arbitro di campo, quindi sta parlando con la panchina del Cassano, tutte di qua ragazze perché la partita l'azione sì, non è battere, ripartita, quindi devono stare a metà campo, si riprende il gioco, più due Cassano, ha perso la palla e gli ha ridato un'altra, meno male, la numero 19, non lo so, forse era ancora attaccata al palmo della mano. Doppio pivot dell'Erice, mi va Eva, lo tiene, non la tiene ma c'è Anila, no, tiene la no, palla, no, accidenti, palla a Cassano, male. Recuperata Michela, fallo da dietro, cosa c'è in mano Michela, che si sta, ecco la pece, dai Michelina che abbiamo la possibilità del 21 più 3, a 9 alla fine, Barboso a donna, ma io ripeto avrei fatto qualche schema per liberare la Barboso, è vero che c'è 5, c'è più spazio, sì Michela vai, carica dai Eva, è chiaro che se c'hai l'ala lì c'è l'ala libera, non è facile quando c'hai le mani addosso, ma sì. Ti devi aspettare che cambia mano da destra a sinistra e scarica sull'ala, ecco. L'ala Michela, che passaggio, palla persa, mannaggia, cosa vuol dire a 8 dalla fine con la possibilità del più 3, palla anche persa così, se arriviamo agli ultimi 5 più 2 diventa, ma palla persa così c'è l'Erici che deve accelerare sotto di 2, 8 alla fine, attacco lungo e palla sicura, mannaggia, sulle mani addosso al pivot, continua, oh che bello, wow, che fuori,
fuori la palla, sì. O ancora senza Ecole Erice. Bella giocata da parte della Gorbaciova Bolina. Purtroppo però va a prendere la traversa. La prende la traversa e c'è fuori l'Eco. Se la tiene per gli ultimi 5 minuti. E intanto sempre sì, ma se Cassano, segnasse qualche gol, poi dopo entra 5 minuti alla fine, ma magari sotto di 5. C'è il Davidino che mi fa quei numeri che... 23 minuti del secondo Michela. Tempo, 7 minuti da giocare, fallo, 9 metri. Grande Michela. Io Barboso andavo a pivot, ricordatevi quando veniva marcata a donna l'Eco che andava a pivot. Non hanno uno schema per magari, non hanno attenzione. Questo rigore è venuta dall'area, sì. Per me è rigore 2 minuti. È venuta dall'area e ha voltato là la Brogi e sarà la Barbosi. La Bianca Barboso. E poi saranno in inferiorità numerica per 2 minuti, Bragio. Esatto. Non risponde, so, per la parte che faranno il power play. Risponde Iacovello in porta per vediamo. Lerice, vediamo un po'. Sto pronto. Eccolo il fischio che arriva. Barboso. Finta. E va. Più 3. Più 3. 6 minuti e mezzo. 21-18. Farà il power play, ma ricordiamo che Lerice è senza portiere. Non so se mi spiego, Bragio. Ti spieghi benissimo, caro. Ecco. Comunque continua. Eccola qua, Eccolo qua. Te l'ho chiamata, Bragion. Giustamente. Avevo detto 5 alla fine, un po' meno, perché c'è l'inferiorità. Quindi lei si giocherà su 2 o 3 giocatrici. Bacciova. Ma che persa! Attenzione. Dai, andiamo, ragazzi, andiamo! Questa va giocata cos'è? Bene. Cos'è? Cos'è? Va giocata allora, bene. Dai, sì. Va giocata bene. Panion è stata giocata bene. Panion! Bravi a mantenere la calma. Sì. Bravi a mantenere la calma. Sì. 22-18 più 4, mancano 6 minuti. 6 alla fine. Mannaggia. Ancora 1 minuto di inferiorità, ma sarà parità numerica. Cos'è? Ne chiama ancora l'allenatore dell'Erice, l'ultima che ha. Mannaggia, mannaggia. Time out, per cui... Caro Davide, chi è che diceva di essere così a pochi minuti dalla fine? Tanta roba. Mannaggia, tanta roba. Brave. Veramente. Complimenti ai ragazzi del Cassano. Hanno gestito con tante individualità e tanti errori compensati da tante iniziative individuali. La quantità di errore come tiro dai 6 metri e di palle perse è abominevole. Però veramente. Devo anche dire che i gol segnati per iniziativa individuale, tipo dall'ala o la Barboso, cose di questo tipo, hanno compensato e hanno messo in difficoltà l'Erice, che invece non compensava con le iniziative individuali, palle perse anche da parte loro. È vero. Quindi il Cassano ha compensato con certe giocatrici molto, come dire, efficienti ed efficaci e molto resilienti agli errori che avevano fatto. Adesso devono davvero stringere i denti per questi 5 minuti e 45 secondi che mancano e tenere il più possibile l'attacco dell'Erice, soprattutto... Sì, attacco lungo e farle e soprattutto, ovviamente... esatto, non avere fretta in attacco. Esatto, e anche nella difesa essere molto concentrate sulle posizioni... e quindi far diventare l'attacco lungo dell'Erice, questa è la teoria. La realtà è che il campo ti può dire in 30 secondi, la realtà secondi, la vedremo a breve, caro, che in 30 secondi possono andare a segnare l'Erice. Quindi vedete che va senza pivot, ma c'hanno portiere, sì, non hanno il power play Bragion, no. Oh, che passaggio largo, non sono in power play, stanno giocando con un in meno. Prova, brava. Non sono in power play, Bragion. No, questa sarà una cannonata. Avere... questa sarà una cannonata. Deviata dalla Barboso. Bianca. Grande. È ovunque. Grande. Perde, guarda che ci va. Gozzi, ci va la Gozzi. Grande. Passivo, attenzione. Sì, mannaggia. Non riescono a fermare Gorbaciova che va in doppio appoggio. 5 minuti al termine. 22-19 più 3 Cassano. Partita... che diventa tesissima in questi ultimi minuti. Marcatura ancora sulla Barboso. Sì, marcatura stretta da parte di Pugliana nei confronti attenzione, di Barboso. Attenzione. Fallo. Ma passi gli ha dato, ma no, era sotto fallo. Attenzione. Torbuk. È una sicurezza. Guardate, avete visto? Dai. In poco tempo, 22-20.
22-19 con palla in mano. 22-19 con palla in mano. 22-20, mancano 4 minuti e 22 secondi. 22-19 con palla in mano. Vediamo. Cassano ancora. Io però la Barbosu me la libererei, farei lo schema, vieni dietro di me. Quando la farei giocare anche pivot la Barbosu. E va! Wow, la Michelina! Tanto spazio per lei, sì, fa grazie. Cambio direzione. Attenzione, deve andare subito. E lì forse c'era un passo in più, vediamo tanto Eco e va da sola. Ancora. Sappiamo che l'Eric ha le attacchi in avanti di 30 secondi. Il Cassano deve fare almeno attacchi di un minuto, almeno di un minuto. Che palla, che pericolo, Eva. Comunque devo dire che Barbosu tenuta così, guarda, infatti l'hanno mollata perché mi sa certo. Che fa più male che bene. Sì, infatti, con quella difesa lì. Perché Cobianchi è andata a nozze lì, intanto sì, è entrata certo. Lisa Ponti. Sì. Lisa, finta, si infila, passaggio, cos'è, sfondo. E di schiena. Ma di schiena, ma sotto fallo. Comunque va bene. Ha interpretato 23-21. Così. E questo però non è favorevole per Cassano. Attenzione. Tanto a terra Gorbaciova. Ha chiamato. Siamo a 3 dalla fine, Bargio. Eh sì. 3 minuti dalla fine. È dura. Bisogna tenere bene. Era quella palla là con il più 3 e possesso palla. Mannaggia. Adesso questa difesa è fondamentale. Sì, e sappiamo, guardate come va la Barbosu di qua, perché c'è l'Eco di qua. Quindi lei sa che deve essere di aiuto qua. Barbosu, la donna ovunque che andava a prendere i palloni, chiama schema 3, numero 21, Erice, 27-3 secondi, vediamo doppio pivot, va, cambio di direzione. Tanto spazio! L'hanno affidato a lei questo momento della partita. Tanto spazio. E se l'è presa sulle spalle e sta portando avanti la sua azione. Tanto spazio, è entrato il pivot sulla diagonale, Montoli vai, sopra di uno il Cassano. Mancano 2:30 alla fine. Cassano deve fare attacco di un minuto e deve segnare. Va Barbosu sinistra. Persa palla Cassano con forzatura di Barbosu, mannaggia. Ragazzi, 27-43. Eva, Michela, palla pesantissima come scotta. Eccola qua che pivot, brutto passaggio, riparte il Cassano. Vai Brogi! Brava, i cuori tornare. Questo, attenzione, pensavo anche fallo grave. Abbiamo due minuti. Vediamo Montoli. Questa è una rete importante come la difesa di prima. Intanto Brogi, Maiko fa buona guardia. Cobianchi! No! Finisce fuori. Attenzione perché... 1:40. Mi sa che... Si è presa sulle spalle la partita. Voglio vedere se... si prende anche questo tiro perché sancirebbe la parità. Sì, 23 Cassano difesa, 22 Erice, manca 1:30, doppio pivot, solito schema e va a segnare sul primo palo. Questa volta però è la numero 27 che va, 17. Sì, è la terzino sinistro, sì, in 17. Questo, esattamente. 23 pari, 1:10, attenzione. Sì, un minuto, adesso davvero bisogna avere testa. Sì, Cassano so che avrebbe chiamato time out. Ci sta. 1 minuto e poco più al termine di questo match. Mannaggia, quella palla, Luca, aveva 4 minuti dalla fine, più 3, possesso più 4, abbiamo perso quella palla lì. Mannaggia. Però se uno avesse detto ci stai a 1 minuto alla fine essere sul pareggio, io avrei detto di sì all'inizio partita. Già. Con l'Eric avrei detto di sì. Davidino non so, lo vedo perplesso. Si era dimenticato di mettere il tappo del time out. Attenzione. Va bene, gli allenatori chiaramente ci parlano sopra, c'è una bella tensione in campo. Per Cassano devo dire è già un successo. Grande risultato. È già un successo. Pensato perché andato... Però quando arrivi qui e c'hai questa possibilità. E quando vai su 7-0 con chi ha vinto la Coppa Italia ti verrebbe tanta voglia di riuscire a portartela a casa. Certo. Questo è evidente. La Coppa Italia qualche 10 giorni fa e tu dici me la metto in gioco, mannaggia. Insomma, ci stava, insomma, era una bella situazione per il Cassano, certo. Ovviamente.
1 minuto e 5 secondi, palla Cassano, Montoli pivot, Barboso non è più, gioca 5-1, adesso Lerice non va una marcatura su ultimo minuto di gioco. Brogi. Cambiano, Michela va, Brogi centrale, cambia su Barboso. Bianca. E perde la palla. Buona la difesa dell'Erice. Cassano perde palla. 40 secondi per mettere dentro la palla della vittoria. Intanto chiaramente il tempo corre e di mestiere Erice tiene palla. Solito doppio pivot, scala, va, se la perde. Storo Zucca, c'è Mila però che dice sì, di no. Dai, possesso Cassano. Lancia un contropiede. Vai, palla la per tiene, Bianca, la Barboso, tiene, la prova tiene. A andare. Fallo. È fallo, quanto manca? 12 secondi. Parità, dai, dai ragazze, dai. Bianca si inventa qualcosa, forse. Passaggio per Gozzi. Yeah! Finisce così, che bello e per finisce Cassano. La Gozzi ha meritato, ha tenuto la partita, ci ha messo la firmona questa ragazza. Brave. Da angolo morto, incrocio primo palo, se la ricorderà per tutta la vita. Guardate le compagne di squadra. Ma chiaro, ma è giustamente. Wow! Giustamente. Che palla a mano! E Gozzi wow! Ci ha messo brave tutte tutta la partita, ma in questo tutta caso la partita Gozzi, ha voglia, dire, ma e qui davvero ci ha messo carattere, perché l'angolo era più che morto. Era più che morto. Quindi... però tre secondi dalla fine si poteva rischiare. Sì, sì. Non ci avevano più ciance le giocatrici dell'Erice. Che beh, bello, insomma, arrivare. Bella soddisfazione per Cassano che batte chi ha vinto la Coppa Italia pochi giorni fa, quindi è sicuramente un'ottima soddisfazione. In realtà è stata una partita molto particolare. Molto particolare, sì, però che il Cassano, come abbiamo detto, ha sempre compensato con le individualità gli errori che facevano di squadra. Quindi, mentre l'Erice un po' meno, ha recuperato, ha fatto. Noi abbiamo perso la palla a un minuto alla fine, ma anche l'Erice non è andata a segnare. Avevamo la chance a 20 secondi alla fine, e l'ala del Cassano l'ha messa dove nessuno mai no, poi mettere. Dopo tutti diciamo le reti di Storo Zucca e poi l'ultima di Gorbaciova, insomma sì, sembrava sì, veramente loro, che con i loro campioni con le loro giustamente se lo sono caricate sulle spalle sta cosa, e quindi quest'ultima azione davvero è spettacolare, vale, la grande, felicità in campo da parte grande. Del Cassano è veramente veramente tanta, perché è una di quei risultati che dà una enorme soddisfazione. Assolutamente. Vabbè, vabbè. Allora, Cassio, ci fanno segno dalla regia che è il momento di andare, che ci sono da preparare le interviste, per cui soprattutto bisogna che andare a mangiare bene. Vabbè. Allora, noi ringraziamo tutta la crew. Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi ai pulsanti, Davidino. Luca Basile al commento e poi alle statistiche. Cassio Mitico al commento, e c'era questo era Cristiano Bragion. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Che goduria, ragazzi. Appuntamento domani con Serie A1 maschile. Maschile. Ovviamente concludiamo con il consueto saluto. Buona pallamano a tutti. Mollami. Ciao.